Bilancio stagionale, diciamo, hai qualche rimpianto? Sicuramente rimpianto è quello di non essere andati avanti in questa competizione fino alla fine, perché sicuramente meritavamo la semifinale, poi giocandocela avremmo visto dove saremmo arrivati. Però purtroppo è andata così, noi abbiamo dato tutto in campo, e questo è quanto. Però la grande amarezza per essere usciti ai quarti in quel modo. Prospettive per il futuro? Sinceramente ora non ci sto pensando tanto perché appena finito il campionato, allora voglio un po' rilassarmi mentalmente, fisicamente e poi pensare piano piano alla prossima stagione, anche perché, come ripeto, finita ora, molto dura questa perdere così, uscire così. Quindi piano piano si deciderà. Eventualmente ci sono possibilità di che rimani a Ruvo o... Lascio la porta aperta per Ruvo, comunque mi sono trovato molto bene quest'anno, ho trovato grandi persone, sicuramente valuterò nei prossimi giorni, nei prossimi mesi. Allora, per te, quindi questo secondo anno qui a Ruvo, un bilancio rispetto anche alla passata stagione? Allora, un bilancio personale, posso ritenermi soddisfatto. Onestamente, anche il fatto di aver raggiunto i playoff con la squadra, cosa che l'anno prima ci era mancata, è stato un bel traguardo da raggiungere. Personalmente posso ritenermi molto soddisfatto in quanto oltre, non ti dico, oltre il fatto di disputare un campionato ritengo con belle statistiche, che ormai è quello che tutti guardano, ho affrontato prove che penso diverse, fuori dal campo, quindi il fatto di non mollare, diciamo, in certe situazioni e restare concentrato sempre sul pezzo in ogni partita, il più possibile delle volte, mi fa piacere, comunque posso ritenere un anno positivo, diciamo così, dai. Prospettive per il futuro? Il futuro aspettiamo in quanto bisogna che finiscano tutti i campionati, bisogna aspettare la fine dei playoff, parlare con la stessa società di Ruvo e vedere un po' di trovare accordi per il prossimo anno, però non mi voglio sbilanciare più di tanto anche perché non saprei neanche cosa dirti. Quali progetti ci sono? Un ricordo che porterai di quest'anno? Ricordi tanti, tanti ricordi, tante emozioni, tante sofferenze. Penso che questo sia stato l'anno in cui ho dato di più, ho sofferto di più, quindi penso che questa stagione me la porterò per sempre, ce la ricorderò per sempre. Cestisticamente, se devo ricordare episodi, ci sono vari episodi belli, vittoriosi anche, tipo le varie partite vinte l'ultimo secondo con palle rubate, vittorie fatte di squadra, ci sono molti momenti positivi quest'anno.